Ciao amiche amici, bentornati al mio canale, un bacio grande da Patrizia. Oggi voglio farvi un video in cui vi mostro diversi modi di indossare un foulard che voi avrete visto diverse volte nei miei video. Io amo molto portare i foulard, quindi vi faccio vedere quali sono alcune possibilità per dare un tono speciale al vostro look senza dover stravolgere il vostro abbigliamento. Iniziamo subito! Il foulard viene in aiuto delle donne, del look delle donne e con una spesa anche minima, come vi farò vedere in alcuni casi, vi può veramente cambiare il look partendo da un abbigliamento basic. Un foulard vi può dare infinite possibilità. Poi ci sono foulard ovviamente costosi, i famosi foulard di Hermès ad esempio, ma anche di Gucci. Io ho una passione per gli Hermès, ve ne farò vedere un paio, i due che ho nella mia collezione, però sono davvero dei pezzi eccezionali perché prevalentemente, pur avendo io tanti tanti foulard, ne avrò boh, 30, 40, non lo so, la maggior parte sono abbastanza economici. Come questo, ad esempio, per il quale mi avete già fatto anche dei complimenti diverse volte sotto i miei video, perché ogni tanto lo porto, e questo qui è un foulard in pura seta, ma è di H&M, preso con la scorsa collezione, cioè un anno fa, con la collezione primavera-estate, tra l'altro scontatissimo. Anzi no, forse io l'ho presi con la collezione autunno-inverno, ma apparteneva alla collezione primavera-estate, quindi lo pagai circa 17 euro ed è un foulard in pura seta. Io gli ho tagliato l'etichetta perché non mi piaceva che si vedesse, ma guardate la meraviglia. Allora, questo qui è anche grande perché dovrebbe essere 75x75, quindi con un foulard di questo tipo voi potete fare tantissime tantissime cose. Lo potete indossare sia per avvolgere il vostro corpo, sia anche usato come strangolino. Il modo più semplice che portavo io non prevede tantissimo lavoro, basta ripiegarlo nella lunghezza come voi volete e lasciare in evidenza la parte che volete valorizzare di più, quindi ad esempio questa parte qui dove c'è questo tipo di losanga, ma anche quest'altra, insomma, come voi credete, e semplicemente lo annodate così intorno al collo. Questo è il modo semplicissimo che vi protegge la gola e vi veste in modo incredibile. Lo potete lasciare un po' più lungo, un po' più, ecco, questo è il modo in cui io spesso lo porto ed è un look molto sobrio che vi permette di indossare una maglietta molto basic sotto o una camicia basic. Io ora sto indossando il bianco per farvi vedere come risaltano i colori al meglio, e un blazer, quindi una giacca, un blazer da ufficio, una giacca, un biker, quello che vi pare, e vi veste. Vi piace? Io lo adoro. Un altro modo per indossare un foulard di questo tipo, non eccessivamente grande, e questo lavoro lo si può fare anche per foulard più piccoli di questi, quelli ad esempio che misurano 50x50, cioè la forma a bandana classica, è il nodino. Quindi voi fate un nodo al centro che potete lasciare più o meno morbido. E lo potete anche movimentare, no? Come più volete. Dopodiché fate un nodino dietro e lo potete indossare semplicemente così, anche girato di lato. Per tenerlo fate un doppio nodo qui dietro, così non vi scappa, ma insomma io di solito non lo faccio e mi rimane. Lo potete portare sia su un fianco, anche così, in modo che si veda anche questa parte, sia completamente dietro, ed è una sorta questa di collana che abbellirà il vostro collo e lo proteggerà anche. Vi piace? Un altro modo per indossare un foulard come questo è come fascia per i capelli, quindi per avere un look che incornici il vostro viso e che funga da fascia.
questo è uno dei look possibili, semplicemente l'ho fatto passare intorno ai capelli e poi qui dietro ovviamente fate un nodo per non farli scappare. E avendo io adesso i capelli corti, li faccio uscire fuori perché altrimenti me li schiaccia un pochino troppo. E tra l'altro noto che questo modo di portarli mi alza anche la parte dietro e quindi rimangono veramente, sembrano acconciati dal parrucchiere. Semplicemente lo avvolgete, ora io l'ho fatto velocemente, intorno alla vostra fronte e è un look estivo molto 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 carino. Ma può essere portato anche come cappello, un foulard di questo tipo. Semplicemente lo piegate a triangolo e lo potete fare più o meno grande, e cioè questi lembi li potete piegare all'interno, così per diminuire il volume, e passandolo intorno sopra la testa avrete un cappellino per l'estate che vi darà un look molto hippie. Boho chic, come si dice. Questa parte, se volete, la potete mandare dentro. E un foulard di questo tipo vi proteggerà dal vento, dai raggi solari in spiaggia o all'aperto. Vi piace? Veniamo adesso a un foulard di questo tipo. A sciarpa, questo è un Hermès Twilly ed è la misura più grande che c'è. C'è anche la misura un pochino più piccola e questi Twilly sono quelli tra i più economici, diciamo, sono un pochino più economici della Maison Hermès. Sono favolosi, ma guardate che colori, questo è il famoso arancio di Hermès ed è completamente double face. Allora, questo tipo di foulard, se è double face, ma anche se non lo è ed ha dei colori molto molto sgargianti, non ha bisogno di particolari fogge, nel senso che basta indossarlo così e siete a posto. Questa già è una modalità, ma ovviamente lo potete portare così. È ovvio, no? Questo è il modo, questo è anche un altro modo, oppure potete fare il nodo europeo, e cioè in questo modo, che è il modo classico in cui si portano le pashmine. Guardate che bello, quando avete un modello double face, ovviamente è più facile giocare con i colori e tutte queste fantasie che sembrano in contrasto tra loro, invece, guardate come stanno bene con un look assolutamente semplice. Io ho una maglietta bianca e sotto un paio di jeans, quindi qui in questo modo con una semplice, anche un giubbino jeans, ma anche una giacca semplicissima blu pulita, essenziale, una di quelle di H&M che costano 40 euro ad esempio, fate un figurone. Non dovete avere per forza l'Hermès, ovviamente, basterà un foulard dai toni insomma un pochino accesi e sgargianti. Questo tipo di foulard, però, quindi una sciarpa, può essere indossata anche come cintura. E, tra l'altro, quando voi comprate un foulard di Hermès, vi viene consegnato anche con un piccolo vademecum per farvi vedere i vari modi per indossarlo, ma li trovate anche online. Magari se li trovo ve li metto insomma da qualche parte. Può essere indossata quindi anche come cintura giapponese, e cioè portata esattamente in questa maniera intorno alla vita, quindi facendo un fiocco dietro per abbellire ad esempio un tubino semplicissimo, ecco, vedete,
un tubino semplicissimo. Immaginatela con un tubino nero o con un tubino anche bianco o color crema, insomma, una tinta unita semplicissimo e una cintura di questo tipo, un foulard di questo tipo indossato a cintura. Ovviamente potete giocare, lo potete mettere sul fianco, magari davanti, a me non piace troppo, così. Vi piace? Questa è un'idea, ma un'altra idea è di indossare una sciarpa di questo tipo proprio come una cintura, ovvero di farla passare attraverso i passanti dei vostri pantaloni. In questo modo voi avrete un look sì sportivo, ma al tempo stesso raffinato. Ed è un look perfetto per le prime giornate all'aperto. Mi piace. Un foulard di questo tipo può andare ad abbellire anche una borsa dalle tonalità piuttosto neutre, come in tanti modi, ma il più semplice probabilmente è fare un semplicissimo nodo. Io di solito faccio il nodo che è lo European Loop, e cioè questo, semplicemente come lo metterei attorno al collo, ma potete fare anche un classico fiocco. Vi piace? Veniamo adesso a un foulard un pochino più grande. Questo, ad esempio, che è un 120x120, anche questo è un Hermès, classica tonalità arancio che io adoro di questa marca. L'arancio di Hermès è il più bello in assoluto. E questo è un foulard dai toni molto estivi, piuttosto classico. Mi piace da impazzire, questo è un regalo molto molto prezioso. Allora, dunque, un foulard così grande, diciamo però anche che sia 90x90, quindi più grande rispetto a questo, che si presta ad essere indossato come strangolino o come bandana per i capelli, ma anche lui, però potrebbe essere più ingombrante, ci riuscite sempre, cioè riuscite a fare tutte quelle cose che io vi ho fatto vedere prima, e cioè a portarlo come sciarpetta direttamente in questo modo, naturalmente, ci riuscite, perché vedete, comunque il tessuto è morbido, è una seta, quindi riesce ad essere manovrato molto bene, oppure anche a fare il nodino come nell'altro caso, e quindi indossarlo così, a fare la bandana, eccetera, però vi consente di fare tante altre cose. Allora, il modo più classico è forse la modalità cowboy, cioè questo tipo di foulard può essere indossato nel modo più classico possibile, e cioè lo stile western, che è questo. Quindi lo mettete a triangolo e semplicemente lo portate così, più o meno largo, o così, oppure fate un doppio nodino e lo portate così, oppure più indietro, oppure stringete un po' di più e fate un nodo dietro. Questo, ad esempio, è un modo che a me piace molto e lo potete portare così, oppure nell'altro lato, sia facendo il nodo in avanti, sia se voi volete nasconderlo, lo fate sotto doppio, mettete i lembi all'interno, e questo è anche uno dei modi più classici per portare il foulard western, oppure questi lembi li mettete dentro. Insomma, potete giocare davvero in tantissimi modi. Un modo per, cioè, il foulard può essere indossato in centinaia di modi diversi. Io vi sto dando soltanto qualche spunto. Ma un foulard così grande
può tramutarsi anche in una simpatica borsa. Guardate che carina, se non avete una borsa ma siete fuori, ad esempio, e avete il vostro foulard e fate shopping e dovete usarla, o lo potete usare anche come sporta. Come ho fatto a realizzarlo? Niente, semplicemente lo aprite e fate dei nodi alle estremità. Vi faccio vedere. Basta perderci un pochino di tempo. Lo piegate così a triangolo e poi fate dei nodi, prima qui in questa estremità, poi dall'altra che è rimasta aperta e poi semplicemente questi diventeranno l'impugnatura. Queste parti che avete chiuso diventeranno l'impugnatura per il vostro foulard borsa. Vi piace? Se siete fuori in estate, in una serata che diventa un pochino fresca e avete un vestito elegante, scollato, ma avete portato con voi al collo o nella vostra borsa un foulard di questo tipo, potete utilizzarlo anche come coprispalle. Allora, il concetto è quello della borsa, però dovete fare il nodo dallo stesso lato, quindi non in diagonale. Lo piegate in due, fate un nodino a questa estremità, un nodino all'altra estremità e il vostro foulard diventerà un elegantissimo, elegantissimo coprispalle, ma anche molto molto utile. Ovviamente questa modalità va bene con un abito scollato, però guardate un pochino. Vi piace? Sembra anche un kimono perché questo è piuttosto grande. Lo potete ovviamente portare con questi lembi all'interno oppure più visibili, insomma, come volete. Vi piace? Oppure semplicemente indossato sempre nella forma a triangolo. Così messo, piegato in due e indossato in questo modo, che forse è il modo che preferisco di più. Vi piace? Poi un pantalone sotto e via, l'estate è vostra. Bene ragazze, questo è tutto. Spero di avervi dato qualche idea, spero di avervi divertito. Io vi mando un grande bacio e alla prossima. Ciao!